Per favore vi accomodate. Io? Ciao, bravo. Ci siamo? Prego. Dai ragazzi, devo scappare oggi. Prego, perché Franco. Dobbiamo volare che c'è una paura a questo tempo. Adesso mai che casca l'aeroplano qui. Farete il bus, faremo un amichevole l'anno prossimo, per ricordare. Vai, parti, che intanto... Vai. Allora, quanto sei con... Cioè, guida? Eccolo. Allora, guida, qua guida. Vai, guida, sbrigati, guida. No, non possiamo, sennò capace... Ce l'hai al volo la domanda? Sì, c'è tutto. Nella valigia di ritorno, quanti punti vuoi? quelli che servono per collocarci in una posizione di classifica ottimale. Per cosa poi non lo so, se possano essere per qualcosa di bello o qualcosa di importante. Capite mal volo. Quindi col Bari puntellato. Sì, abbiamo fatto delle buone operazioni, è stato molto bravo Sogliano perché i giocatori che sono arrivati avevano marcato anche nei confronti, c'erano altri club insomma che li cercavano. E quindi è stato veramente molto bravo, mi riferisco a Parigini, mi riferisco a Morleo, lo stesso Macek. Poi c'è stato sta cosa con Floro Flores, che è una cosa veramente importante, insomma, che nessuno poteva pensare. Poi, come si è verificata, lui è stato bravo a coglierla al volo e a chiuderla, insomma. Cos'altro manca? Ora, lo sapete un po' come la penso. Alla vigilia di una partita, andiamo a giocare una partita molto importante, stare a dire cosa manca e... Ma credo che sicuramente qualcosa ancora faremo, però ecco, con molta calma, senza farci prendere da frenesia, perché i giocatori che dovranno arrivare dovranno essere scelti in virtù del fatto di essere ragazzi che vengono a migliorare, insomma, a migliorare, quantomeno a puntellare in maniera decisiva questo gruppo che, per quello che riguarda comunque le mie 8 partite, ha fatto delle cose, secondo me, importanti, per le mille traversie che abbiamo attraversato tra infortuni e problematiche. Hanno fatto veramente una striscia di partite molto, molto importanti e quindi vanno rispettati e vanno ringraziati. È chiaro che avevamo la necessità di dare ulteriore linfa a un gruppo già sano e abbiamo scelto questi calciatori che a mio avviso sono dei giocatori che potranno darci quello che noi cerchiamo. Mister Floro Flores l'ho visto poco perché è arrivato stamattina dopo un viaggio sostenuto stanotte, lo conosco bene, è un giocatore che ho già avuto, per cui non è una scoperta, insomma, Floro Flores per lui parla la carriera, quindi va bene, siamo contenti, andiamo avanti. Viene lì? Sì, Floro Flores verrà con noi. Maglia numero 33. Gli anni di Cristo. Gli anni suoi. Miei? Suoi. Ah, suoi, sì. Un'ultima considerazione prima della partita, secondo lei in questo momento il Bari è più forte del Verona dal punto di vista dell'organico? No, però fare delle così delle scalette o delle ipotesi di rosa. Noi siamo una squadra che ha una storia completamente diversa dal Verona. Intanto siamo attardati in classifica e per cui ci aspetta un campionato di un girone di ritorno di grande sacrificio perché dovremo fare di più delle altre, perché le altre potranno gestire e noi no. Quindi paragoni col Verona non mi sento di farle, dovremmo fare un grande girone di ritorno sperando di tirare fuori il massimo. Poi alla fine del campionato, verso maggio, potremo tirare una linea e vedere dove ci saremo collocati. Però prima di allora fare ora paragoni. Il Verona in questo momento è meglio di noi perché ha una classifica migliore di noi. Questa è la realtà. Così come lo è il Frosinone, così come lo è la Spal e tutte quelle squadre che per ora ci precedono. Noi dovremmo essere bravi a riagguantarle e a fare un girone di ritorno scoppiettante, pensando solo esclusivamente alle sorti del Bari. Non possiamo permetterci di perdere un minuto per altre cose. Solo lavoro e dedizione massima alla causa. Sono convinto che sarà così perché i ragazzi li conosco molto bene e lo hanno fatto in queste gare. Sono convinto che lo faremo anche nel girone di ritorno, così come lo faranno i nuovi arrivati che sono stati scelti anche in virtù delle loro qualità morali. Poi le chiedo se questa sosta secondo lei è stata un po' troppo lunga? No, la sosta è sempre quella, quindi non credo che sia molto diversa dagli altri anni.
A noi ci è servita più che altro per recuperare qualche giocatore che era lungo de gente, e quindi da un certo punto di vista è stata anche buona. Ora vedremo poi la sosta come sarà stata. Sette. I discorsi possiamo farli solo alla ripresa del campionato. Noi abbiamo lavorato molto bene, veramente bene, abbiamo fatto dei lavori importanti. Ora dobbiamo dare solo seguito e dimostrare che quello che è stato fatto era giusto. Mister, si può dire che le prossime tre partite, a cominciare da quella di domani, potrebbero rappresentare la vera svolta per il campionato? Magari sì, oppure no, perché il campionato di Serie B è molto, molto strano. Magari parti sottotono, poi ne fai una striscia importante, oppure parti subito bene, poi ti fermi. Invece noi dovremmo cercare di essere più lineari possibili per poter fare un certo tipo di girone di ritorno. E quindi non lo so, certo sarebbe l'ideale partire subito in maniera scoppiettante, però anche gli altri vogliono fare questo, per cui non è che ci siamo solo noi. Una cosa è certa, noi vogliamo vendere cara la pelle da qui fino alla fine del campionato, nel senso che non vogliamo lasciare nulla al caso. E ripeto quello che ho detto prima, dovremmo dedicarci, non dico 24 ore su 24 alla causa, ma molto vicini. Mister, magari il Bari vuole vendicare un po' il mal tolto della prima tornata del giorno di andata, perché qui sì, una sconfitta pesante con il Cittadella. Io questo bisognerebbe chiederlo a chi c'era, io sai non c'ero, io il Cittadella è una squadra a mio avviso, tanti la giudicano come una sorpresa. Sì, è una sorpresa perché l'anno scorso era in Lega Pro e quindi ha vinto il campionato e quest'anno è stata stabilmente nelle posizioni di vertice. Per me non lo è tanto come sorpresa perché intanto conosco il loro allenatore, che è una persona che ho conosciuto quando abbiamo fatto il corso, un allenatore molto preparato, molto serio, e che lavora sempre bene da anni, sta lavorando bene da anni, per cui per me da quel punto di vista non è una sorpresa. È una squadra che lotta, che gioca. Hanno il direttore che sa scegliere sempre i giocatori giusti da portare lì, quindi sarà una partita molto molto difficile. Poi quello che è successo all'andata, onestamente, io lo valuto poco, io devo valutare quello che succederà domani. Noi vogliamo fare una partita importante, credo che ne abbiamo i mezzi, anche se sappiamo che di fronte avremo una delle più belle realtà di questo campionato. Con l'arrivo di Tora Flores, il reparto offensivo è completo? Un po' quello che dicevo prima, ora vedremo. Noi, sai, il mercato, tu a volte c'hai un obiettivo, vedi, Floro Flores non aveva parlato nessuno, poi invece in un giorno e mezzo si sono creati degli incastri e noi siamo riusciti a portare lui. Però i nomi che si facevano magari erano altri, no? Perlomeno quello che leggevo io sui giornali. Non lo puoi dire, magari lo cerchi un giocatore, poi non ci puoi arrivare perché il mercato vive di tante dinamiche, di tante situazioni. Ripeto, noi ancora qualcosa vorremmo fare, però non possiamo dire faremo questo, perché poi magari non lo fai e dai una notizia pure non vera. Rispetto a quello che era il suo pensiero, sì, anche dell'attacco, dell'attaccante che cercavate, Floro Flores è un profilo magari compatibile alla sua idea? No? Floro Flores è un profilo compatibile a tutti, che è un giocatore che ha giocato sempre in Serie A, è stato un attaccante che dove ha giocato insomma ha fatto sempre bene, quindi è uno di quei giocatori che se hai poi la fortuna di poter avere, è chiaro che lo vai a prendere. Ora però ecco, non ci aspettiamo da questi ragazzi, ma non solo da Floro Flores, mi riferisco a Parigini, mi riferisco a Morleo, mi riferisco allo stesso Macek, insomma vengono in un ambiente nuovo. Ora non vorrei che dopo una partita magari che può capitare giochino in maniera non brillantissima subito, ecco, non va bene, perché in passato mi è successo, i giocatori che arrivano a gennaio solitamente nei club di appartenenza non stavano giocando molto, quindi magari hanno poco minutaggio e hanno bisogno di rimettersi in moto. Ci può stare che partono subito in maniera scoppiettante e facciano subito benissimo, come ci può stare che magari all'inizio abbiano qualche difficoltà in più. Ecco, dico, vanno solo un attimino aspettati, vanno incoraggiati perché vengono in una realtà nuova, vengono in un ambiente nuovo, non stavano giocando molto, quindi, però sono sicuramente giocatori di indubbio valore. Dobbiamo solo essere bravi a considerare queste cose qui. Macek è un giocatore straordinario. Macek di Sogliano, io onestamente non lo conoscevo benissimo, perché è un ragazzo che ha giocato sempre in primavera. Però è un giocatore veramente, veramente molto molto interessante, veramente un gran bel giocatore. Parliamo un attimo dei vecchi. Sì. Chi non hai recuperato?
Moras, Tonucci è squalificato, qualcuno, adesso la rosa si è chiaramente un po' ingigantita, qualcuno no, non è stato convocato anche perché in odore di mercato, qualcun altro... Beh, Ivan è infortunato ancora. Ivan Ivan Moras e Dumbia, che era, questa settimana ha avuto sempre la febbre. E... Di Cesare. E basta questi. Anche insomma. Perché rischiavi di essere di nuovo in emergenza? Sì, sì, no, ho recuperato Di Cesare, quindi per quello che riguarda gli infortunati sono questi. Poi qualcuno non verrà convocato per scelta, perché è chiaro, è probabilmente qualcuno ha già forse trovato una sistemazione. Baliani, ad esempio, sì. Non verrà perché ha trovato l'accordo con una nuova società che gli fa un contratto più lungo, quindi molto probabilmente dovrebbe andare, quindi non è stato convocato. Io segnalo una cosa, ma non è ovviamente dipendente dall'allenatore, perché l'allenatore sì. Non può fare questi discorsi. Però noi, almeno io, ma credo anche gli altri colleghi, notiamo una carenza nell'ambito della comunicazione, che non c'entra nemmeno Fabio, ovviamente, su questi giocatori infortunati o lungo del genere. Io credo che sia necessario, anche per rispetto alle persone che noi serviamo, che sono i lettori e i tutori, sapere dallo staff medico, per esempio, che cosa ha Ivan, perché io ho telefonato e l'ho visto e non mi hanno saputo rispondere. Ora, dopo due mesi, o questo ha avuto i legamenti? No, ma guarda, io te lo spiego, è facile. Vabbè, io so, Franco, però io ne sapessi quante cose c'ho da fare, io se mi metto a fare pure i report medici. Però non è, io non dico, non è un problema sì. Con l'allenatore. Ivan ci ha avuto un problema di muscolare, esatto. Che era lo stesso problema che già c'aveva avuto, una sorta di piccola ricaduta. Siccome Ivan è un giocatore di proprietà della Sampdoria, solitamente le squadre che sono proprietarie dei giocatori se li richiamano a casa per curarli. È successo con Monachello all'Atalanta, succede con lui perché è di proprietà della Samp. L'anno scorso io ero a Udine, i giocatori infortunati di altre squadre venivano a curarsi tutti a Udine, giocatori di proprietà chiaramente dell'Udine, quelli in prestito. È successo così pure con Ivan. Ivan si sta riallenando, sta completando la fase di recupero, quindi non lo so, ora sai, dare i tempi, forse una settimana, una decina di giorni, ora vediamo, no, è qui, adesso è qui, si allena a parte perché sta... Potrebbe avere, diciamo... Sì. Un quadro medico. Ah, va bene, quello là, sì, quello lì dipende, non so, da dove parla con Fabio... Anche il fatto di Monachello, Bari ne discute, no? Sì. Anche di Monachello, per due mesi ci hanno detto sofferenza pubalgica, poi il ragazzo è stato operato ieri. Sì, però sempre sempre riguarda sempre quel discorso lì. Riguarda sempre ernia, è sempre il discorso qua, di bube comunque, non è la zona interessata è sempre quella. Adesso sta pronto e probabilmente va alternando. Beh, io non so se sta pronto, non ora io di queste situazioni qua, onestamente non so neanche se è pronto Monachello, se sta recuperando, non lo so. Io il giocatore si è andato a curare a Bergamo, è rimasto a Bergamo. Io queste cose qua ne dovete parlare con ma fare un report medico su un giocatore non c'è niente, ma però bene o male si sapevano queste cose, Franco, che Monachello c'avesse problemi al pubblico si sapeva, che Ivan era un problema di stiramento, diciamo si sapeva. Che perdiamo a volte dei giocatori per molto tempo, senza sapere perché. Ho capito, sai. Le... sta succedendo tutto quest'anno, però. Non lo so, io. Il problema dell'allenatore, perché poi si ritrova sempre. No, che il problema dell'allenatore avere i giocatori è sempre meglio, però queste sono cose che poi rientrano in una statistica generale di giocatori che comunque durante l'anno, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, sono già messi in preventivo, insomma c'è una statistica addirittura che mi dice ogni 8 ore di lavoro ci sono infortunati, hanno fatto insomma una ricerca su queste cose qua, quindi... Sì. Moras ha problemi, ci ha avuto una bronchite forte, non gli ha permesso di allenarsi con grande continuità e stiamo valutando anche altre cose, comunque domani non ci sarà, questo è poco ma è sicuro. Senti, la partita con Cittadella ha una caratteristica, studiando ovviamente, vedendo le cartucce del Cittadella, questi non conoscono mezze misure, non sanno pareggiare, o vincono o perdono, sì. In questo caso... È una partita davvero da affrontare dal dentro fuori o no? Cioè è un po' diversa dalle altre o no? Ma no, io penso che noi non possiamo distinguere una partita dall'altra. Noi abbiamo il dovere di fare tutte le partite, se ci riusciremo, perché ripeto, noi parliamo solo del Bari, ma poi c'è anche l'avversario.
se ci riusciremo a fare un certo tipo di partita, perché abbiamo bisogno di recuperare terreno. Quindi dovremmo andare a fare una partita assolutamente propositiva, cercando di portare a casa, se possibile, l'intera posta, rispettando però fortemente l'avversario, perché, ripeto, lo dicevo prima, è stata una delle realtà più belle di questo girone di andata. Però dobbiamo provare a fare qualcosa, perché altrimenti si rischia poi di perdere terreno. Quindi intanto partiamo dalla prestazione, da un certo tipo di prestazione. Io sono convinto che alla lunga, se la prestazione sarà positiva, avrai molte più possibilità di portare a casa punti, che poi ci serviranno per raggiungere il nostro obiettivo, che non so ora qual è. Lo potremo andare a verificare quale sarà il nostro obiettivo fra 6, 7, 8 partite, in base a quello che saremo riusciti a produrre in questo inizio di girone di ritorno. Vai, Michele. Sono un periodo particolare, perché c'è un mercato, tante voci, il tuo spezioso le ha detto che non c'è nessuno eccedibile. E un tema è il rischio che in qualche distrazione per i giocatori che potrebbero essere coinvolti da voce. Lo so, ma vale per tutti questo. Lì deve essere bravo l'allenatore a tenerli bene almeno fino a che stanno qui. Io dico, guardi, i discorsi non ci sono segreti nel campo, perlomeno io non ci ho segreti. I giocatori lo sanno come la penso. Fino a che stanno qua e si mettono la magliettina rossa durante l'allenamento, la casacchina rossa o la maglietta bianca domenica quando giochiamo, e sono stipendiati dal Bari, devono farsi il culo, scusate, per il Bari. Poi dopo, quando cambieranno casacca, perché nel calcio c'è anche questo, ci sono 2000 motivi, c'è gente che magari dopo tanti anni vuole cambiare, c'è qualcuno che non ha più stimoli, c'è qualcuno che è richiesto da altre società e preferisce andare perché magari c'è un vantaggio economico, ci sono 2000 cose nel mondo del calcio. Però io dico, fino a che stiamo qua, noi sputiamo sangue per il Bari. Poi domani mattina succede qualcosa di diverso, amici come prima, arrivederci, grazie. Non ti preoccupare, non c'è bisogno, loro lo sanno come la penso, stai tranquillo. Vai Davide. Sì, mister, non so se per caso non è stata una, però... Scusa, poi non è che se uno sbaglia una partita è perché non è... Perché dopo io già lo so, magari qualcuno domani sbaglia una partita, non è concentrato, sta già con la testa da un'altra parte. No, magari ha sbagliato la partita perché c'ha una giornata negativa. Però dal punto di vista della professionalità io ti posso garantire che tutti quelli che sono stati qua finora hanno fatto le cose in maniera precisa e perfetta. Sì. Mister, nella sua gestione lei ha insegnato a questa squadra, che prima diciamo era basata su un modulo più o meno sempre fisso, a cambiare pelle molto spesso anche a partita in corso. Con i nuovi arrivi è una caratteristica che vuole che rimanga, oppure magari essendo arrivato Parigini, essendo arrivato Flores, il 4-3-1-2 e il 4-3-3 diventano le due strade su cui insistere? Dipende dal rendimento dei calciatori. Parigini è un giocatore che l'abbiamo preso perché si esprime molto bene nel 4-3-3, è il ruolo suo naturale. Oppure all'occorrenza può fare il 4-2-3-1, 4-4-2, insomma sempre comunque l'esterno d'attacco. Lì si esprime meglio. Poi lui a Chievo ha giocato anche da seconda punta, perché il Chievo gioca notoriamente col trequartista. Però lui, le sue caratteristiche sono altre. Io vorrei mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi meglio in un determinato nel ruolo che prediligono fare. Se l'abbiamo preso è perché vorrei farlo giocare là. Però è normale, poi noi dai giocatori ci aspettiamo risposte, io mi aspetto risposte. Se le risposte sono positive, io non c'ho motivo di cambiare sistema di gioco. Io in queste settimane l'ho dovuto fare a volte perché comunque eravamo quasi obbligati da perdite, da giocatori infortunati e quant'altro. A volte perché comunque credo che in corsa cambiare sistema di gioco a volte può essere più... dà più frutti, insomma, che rimanere... No, la squadra è stata recettiva perché oggi i giocatori sanno fare un po' tutti. Credo che comunque fossilizzarsi solo su un sistema di gioco, per quello che riguarda la mia visione del calcio, possa dare meno vantaggi, anche se poi io in passato la mia storia con l'Atalanta è stata sempre con un sistema di gioco fatto sempre bene, lo facevamo in una maniera perfetta, i risultati arrivavano con grande continuità e ho cambiato poco. In queste prime partite l'ho fatto, ripeto, un po' per necessità, un po' perché questa squadra è abbastanza modellabile, e quindi vedremo, non è detto che non si possa cambiare anche nel proseguo delle prossime partite. Poi è normale, se Parigini ora io farò giocare in quel ruolo, ogni domenica fa delle partite straordinarie, perché devo andare a spostarlo? Floro Flores può giocare benissimo in un 4-3-3, ha fatto per tantissimi anni ha giocato in quel ruolo, sia col Sassuolo, anche in altri club dove è stato, con l'Udinese l'ha fatto, quindi sposa bene il ruolo. Brienza, per esempio, che ho letto l'intervista di settimana, anch'io vorrei
vorrei farlo giocare, avrei voluto farlo giocare in mezzala, perché so benissimo che in quel ruolo lui può essere un giocatore importante, però noi avevamo necessità di avere un giocatore avendo dei problemi, insomma, realizzativi, avevamo bisogno di avere un giocatore con grande qualità lì davanti per aumentare le potenzialità offensive, ma lo so anch'io bene che Ciccio, se gioca a mezzala, forse può essere ancora più, specialmente nel 4-3-3, può essere ancora più efficace. Domani non lo so, domani vedremo, perché comunque anche domani la partita è un po' particolare. No, cioè, lui ha avuto un problema a settimana, però domani farà parte degli 11 sicuramente. Sei d'accordo a proposito della presidenza, che diceva giustamente, dobbiamo migliorare in una cosa, abbiamo costruito poco finora, dobbiamo costruire di più a livello di proposizione offensiva, no? Ma sei d'accordo a questo, il tuo pari ha imparato a non perdere. Sì. Adesso devi imparare a vincere. Beh, non è che ha vinto poco comunque, qualche partita ha vinta, eh. No, fuori casa forse non ha vinto, ma in casa abbiamo vinte. No, io credo che la squadra ha lavorato molto bene dal punto di vista dell'organizzazione, abbiamo subito pochissimo, siamo stati bravi, attenti, sempre messi bene, abbiamo cambiato pelle senza avere grossi scossoni, questo è indice di grande maturità. È chiaro che dobbiamo migliorare il discorso offensivo, ma specialmente per quello che sono state le partite fuori casa. Però per esempio se andiamo a guardare a Verona noi siamo andati 3 volte davanti alla porta. Ora, ripeto, se uno si aspetta che in una partita di calcio, specialmente B, che è solitamente molto equilibrata, uno crei 10-15 occasioni da gol, rimarrete sempre delusi, che specialmente quando si incontrano certi tipi di squadre, crei quelle 3-4 occasioni, poi ecco, devi essere bravo a capitalizzare quelle 3-4 occasioni. Se voi guardate, andate a guardare i report, ci sono dei report che li fa la Lega, insomma non è che li facciamo noi, e per quello che riguarda la classifica delle occasioni create non siamo, no, anzi siamo nei primi. Poi magari ci sono squadre che creano meno occasioni di noi, ma ci hanno una percentuale importante, che è la capacità di, esatto, di, cioè sono squadre che ne creano 2 ma fanno un gol, e il 50% di quello che crei lo porti a casa. Tu magari ne crei 4, fai un gol e la percentuale è molto più bassa. No, non è un discorso di uomini, è che probabilmente a volte siamo stati sfortunati, a volte siamo stati poco incisivi, a volte siamo stati poco cattivi, a volte abbiamo creato poco anche, questo è innegabile. Ecco, dobbiamo migliorare quel discorso lì, ma non è un discorso che riguarda solo le punte, dobbiamo migliorare alcune cosettine, la squadra è conscia di questo e sono convinto che lo faremo presto. Ma questo lo vedremo più avanti. Ora io la mia più grande curiosità è vedere domani una bella partita. Sono curioso domani di vedere anche di vedere questi nuovi che saranno chiamati in causa, di vedere come rispondono alle nostre sollecitazioni, che questa settimana sono state molto importanti. Leonardo, sicuramente a fine mercato l'ultima, poi ci sarà mosso di più, sì. Sia in entrata che in uscita. Sono arrivati molti giocatori che sono andati a coprire delle caselle che erano, diciamo così, tra virgolette, vuote. Quindi lei adesso si trova un Bari a sua somiglianza, e diciamo così come la vede più o meno. Beh, noi si abbiamo. No, io sono responsabile. Io dal 7 novembre alle 14 un minuto che sono responsabilizzato, quando è cominciata questa avventura. Quindi da quel giorno lì che mi sento super responsabilizzato per quelle che saranno e sono le sorti del Bari. Per cui non è una questione di arrivi o di partenze o di altre cose. La mia responsabilità, ripeto, dal 7 novembre, quando abbiamo cominciato qua? Alle 14 mi sembra. Da quel giorno lì. Io sono molto responsabilizzato su quello che sarà il lavoro del Bari, a prescindere dagli arrivi, anche perché io ne sono arrivati 4, ma potevano pure non arrivare. Il mercato non è che ti dà certezze, perché poi a volte i giocatori costano troppo, non accettano il trasferimento, non vogliono venire. Quindi oggi magari stavamo qui a parlare, che ne so, di un solo giocatore, e che cambiavo il mio lavoro, la mia voglia di fare, il mio modo di lavorare, perché arrivava solo un giocatore o perché ne sono arrivati 4. Io potevo andare avanti pure, se rimanevamo con gli stessi, andavo avanti con gli stessi, cercando sempre di tirare fuori il massimo da quelli che tu devi allenare, perché il compito di un allenatore è quello una volta che prendi un impegno. Ok? Ma guarda, Floro Flores inizialmente no, perché è arrivato stanotte, ha fatto con noi stamattina il primo allenamento, per cui ha avuto una settimana anche molto travagliata,
per questo fatto di questo trasferimento, quindi sicuramente no. Gli altri hanno buone chance. L'ultima, se posso, stando alla quota più dell'anno scorso, che poi dovrebbe fare minimo 36 punti per sì. arrivare insomma alla lotta per la promozione, nel frattempo Frosinone è distante 9 lunghezze, e chiedo se l'obiettivo resta quello comunque. Quanti ne mancano per fare l'offa 36? Organizziamoci allora. Va bene, grazie a tutti, grazie.